Buonasera a tutti gli amici di Centro Studi che stanno seguendo questa nostra rubrica degli incontri sul web. Come ripeto sempre, se vi piacciono i nostri contenuti, mettete dei like sui nostri account social, condividete i contenuti perché questo è molto importante per far circolare, le nostre idee. E soprattutto per quanto riguarda il canale YouTube, vi invito a mettere appunto un like e soprattutto ad iscrivervi al canale in modo da poter ricevere sempre le nostre notifiche. Ora, questa sera tocca a me, in quanto responsabile della redazione di Dialogo Euroregionalista e un po' di tutte le pubblicazioni che abbiamo edito in questi anni, presentare il nostro nuovo lavoro. Si tratta di una monografia, un numero speciale di Dialogo Euroregionalista che verrà consegnata a tutti gli associati per il 2023. Negli scorsi anni abbiamo pubblicato dei libri che riguardavano la Corsica, il Kurdistan, l'Irlanda, i Paesi Baschi. Questa volta la nostra monografia è dedicata alla Catalogna e si intitola Visca la Repubblica, il motto classico con cui gli indipendentisti catalani si danno coraggio e aspirano, con questo alla indipendenza del loro paese. Prima di tutto vorrei iniziare con i ringraziamenti nei confronti degli autori che ci hanno permesso di tradurre e di pubblicare i loro articoli e anche di tutta quella rete più nascosta di persone che hanno collaborato per raggiungere questi collaboratori, per intrattenere dei contatti e quindi per realizzare, questo nostro nuovo prodotto. Ora passiamo un po' allo specifico. Il primo articolo, e ci onora molto pubblicare questo articolo, è del presidente in esilio Carles Puigdemont, il presidente catalano che, come sappiamo, vive in esilio in Belgio. Dopo le vicende dell'ottobre 2017, dopo i processi, dopo i mandati di cattura internazionali emessi nei suoi confronti, vive in Belgio e ha scritto un articolo proprio dedicato ai 5 anni di esilio suoi e 5 anni di esilio anche per altri suoi collaboratori che facevano parte del governo della Catalogna nell'ottobre del 2017. Ecco, a lui va un ringraziamento particolare perché questo articolo non è mai stato pubblicato in altri luoghi, in altri media e con entusiasmo ci ha dato l'autorizzazione di tradurlo e pubblicarlo. Passiamo oltre e passiamo agli articoli che seguono quello di Carles Puigdemont. Allora, iniziamo con, giusto per inquadrare il problema dell'indipendenza catalana, con un articolo del professor Xavier Diaz, che è un nostro abituale collaboratore e che ha scritto questo articolo, questo lungo articolo, che si intitola Breve storia della Catalogna contemporanea. Ecco, ci racconta il professor Diaz in un riassunto, come ripeto, corposo ma non lunghissimo, ci racconta come praticamente si è costituita l'idea di una Catalogna indipendente attraverso vari passaggi, attraverso, gli ultimi secoli della storia del paese e attraverso anche, il sacrificio di molte persone e, la volontà di tutto il popolo catalano. Passiamo poi a un articolo di un nostro collaboratore molto conosciuto. Ci trasferiamo in Veneto, in questo caso, e stiamo parlando di Gianni Sartori. Gianni Sartori è stato, come in altri paesi, in altre nazioni che stanno lottando ancora oggi o che hanno lottato in passato per il diritto all'autodeterminazione,
ha visitato più volte anche la Catalogna e ha scritto vari articoli che sono un po' articoli di opinione, ma anche articoli che riguardano appunto i suoi viaggi. In questo primo articolo Gianni Sartori parla della repressione franchista in Catalogna. Stiamo parlando appunto di anni molto bui, di anni passati non da moltissimo tempo e nei quali la Catalogna soffrì veramente una repressione molto dura dal regime franchista. Passiamo al successivo articolo, anche qui è di un personaggio molto importante. Stiamo parlando della professoressa Clara Ponsati, che come sappiamo è esule anch'essa, questa volta non in Belgio, ma in Scozia, e che è eurodeputato e che affianca il presidente Puigdemont in tutte le sue iniziative. Ecco, l'articolo della professoressa Ponsati si intitola Contro i guardiani del tabù. Cosa significa? La professoressa Ponsati con questo articolo intende rispondere a giornalisti, opinionisti, i quali si ponevano il problema, ma vale la pena di giocarsi la vita per l'indipendenza della Catalogna? Ecco, la professoressa Ponsati parte da questo tema e sviluppa una serie di ragionamenti e di opinioni che sono un po' tutte incentrate su quel fatidico giorno, il 1° ottobre 2017, quando la repressione violenta dello Stato spagnolo si è abbattuta sul popolo catalano che desiderava semplicemente andare a votare un referendum. Un articolo molto interessante e anche qui ringraziamo la professoressa per la concessione di questo articolo. Proseguiamo ancora con Gianni Sartori. Gianni Sartori è un articolo, quello di Gianni Sartori, molto emozionante, quello che segue, e si intitola La breve estate di Salvador Puig Antich. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un giovane militante anarchico catalano che è diventato uno dei simboli della repressione nei confronti della Catalogna. Sartori ci racconta un po' tutta la sua traiettoria politica, sociale, di impegno sociale e soprattutto purtroppo gli ultimi anni e gli ultimi momenti. Infatti Salvador, come viene chiamato un po' da tutti, fu vittima della repressione del regime franchista e fu uno degli ultimi condannati a morte del regime franchista. Fu eseguita la condanna a morte attraverso la garrota, quell'orribile strumento che provoca il soffocamento e la compressione della colonna vertebrale, e probabilmente fu uno degli ultimi garrottati dal regime franchista. Mentre all'esterno delle carceri, dove veniva detenuto a Barcellona, il popolo catalano manifestava come nelle piazze di tutta Europa per chiedere che la condanna a morte venisse commutata in una condanna a detenzione anche lunga, ma che avrebbe permesso di salvare la vita a Salvador, ma tutto questo non servì a nulla, anzi, sia in Catalogna che da altre parti la repressione picchiò veramente duro nei confronti dei manifestanti. Bene, Gianni, l'amico Gianni ci ricorda questo personaggio che, come ripeto, è diventato uno dei simboli della repressione contro il popolo catalano.
Passiamo all'articolo successivo e passiamo a un altro autore, un altro personaggio estremamente importante. Stiamo parlando di Josep Lluís Caro de Rovira, uno storico catalano che molti di voi ricorderanno anche come esponente politico del passato. È stato infatti uno dei leader di Esquerra Republicana de Catalogna ed è stato anche vicepresidente della Generalitat de Catalogna. Negli ultimi anni si è dedicato alla ricerca storica e in questo articolo ci ricorda un personaggio che lui definisce un personaggio scomodo. Stiamo parlando di Joan Fuster, un intellettuale dei paesi catalani che fu durante la sua vita anche colpito con un attentato dalle formazioni paramilitari dello Stato spagnolo proprio per il suo impegno soprattutto nei confronti della lingua dei paesi catalani. È un personaggio importante, un personaggio che abbiamo voluto inserire in questa nostra rassegna sulla Catalogna perché è una delle pietre miliari della cultura catalana e ringraziamo Caro de Rovira per ricordarcelo. Passiamo all'articolo successivo. Torniamo a Gianni Sartori, il quale con un'intervista dedicata a uno dei componenti della dirigenza di una determinata organizzazione ci vuole ricordare proprio l'attività di questa organizzazione. Stiamo parlando della Crita alla Solidaritat e stiamo parlando di Carles Riera. Cos'è la Crita alla Solidaritat? Nel secondo dopoguerra il movimento catalanista cercò di darsi un'organizzazione per mobilitare le piazze, mobilitare la popolazione catalana. Ecco, diciamo che la Crita alla Solidaritat è stata forse la più importante organizzazione. Fra i suoi dirigenti troviamo personaggi che noi di Centro Studi Dialogo conosciamo molto bene, come per esempio il professor Aureli Argemí, come Sirinax e anche altri che sono conosciuti anche dal grosso pubblico, come Jordi Sánchez, uno dei due famosi Jordi condannati durante il processo di Madrid di qualche anno fa. Questi personaggi si organizzarono soprattutto con l'aiuto degli studenti catalani, degli studenti universitari catalani e organizzarono questo movimento. Perché è importante la Grida? Perché è un'organizzazione che è partita dalla difesa della lingua catalana per poi passare alla difesa della cultura e del popolo catalano. La Crita a organizzare le prime manifestazioni di massa, fra cui ricordiamo una manifestazione al Camp Nou di Barcellona, affollatissima, piena di bandiere catalane, e che diede molto molto animo. Ricordiamo le battaglie, per esempio, per le scritte, le indicazioni degli orari ferroviari, delle stazioni in catalano, insomma tutta una serie di battaglie che dal culturale poi passarono al sociale e quindi poi al politico. E possiamo dire che la Crita alla Solidaritat fu una delle formazioni, delle associazioni che diedero il là alla ripartenza del movimento catalanista sul territorio catalano. Ho citato il professor Aureli Argemí. Ecco, noi abbiamo voluto omaggiare questo personaggio che è sempre stato molto vicino alla nostra associazione, è venuto a Milano quando abbiamo organizzato un convegno sulla Catalogna, ci ha sempre fatto avere del materiale, degli articoli, l'abbiamo intervistato anche più volte durante i nostri incontri sul web. Bene. Per rendere omaggio al professor Argemí, che è comunque uno dei personaggi più importanti del catalanismo del secondo dopoguerra, abbiamo pubblicato un articolo, un altro amico, Albert Mera García,
un giornalista gallego, vice direttore del quotidiano gallego Nós, il quotidiano più importante dell'area indipendentista gallega, gli ha fatto un'intervista molto importante in cui il professor Algemiri percorre tutta la sua vita. Ricordiamo che era segretario dell'abate del Montserrat, che si scontrò frontalmente con il franchismo con delle dichiarazioni riprese dal quotidiano Le Monde di Parigi, uno dei quotidiani più importanti al mondo, e fu costretto per questo all'esilio. Il professor Algemiri lo seguì come segretario e si recarono proprio in Lombardia, tra l'altro vicino a Milano, e lì vissero molto tempo. Dopodiché il professore dedicò la sua esistenza all'organizzazione di associazioni culturali che appunto partissero dalla lingua, dalla cultura catalana, fino ad arrivare alla fondazione del Siemen di Barcellona, che è il centro dedicato proprio all'abate Escarré. È un centro internazionale che si occupa molto di cultura, di società, e del quale il professore oggi è presidente emerito. Quindi vanno i nostri ringraziamenti ad Alberto Mera Garcia, ma vanno anche i nostri saluti al professor Algemì. La nostra monografia si conclude con un altro articolo di Gianni Sartori. Questa volta è un'altra intervista, ma a un esponente molto particolare. Stiamo parlando del professor Claudio Venza, un docente universitario triestino che tra l'altro è recentemente scomparso. Quindi in questa intervista il professor Venza ripercorre la storia soprattutto dell'anarcosindacalismo catalano, che fu una delle componenti più importanti nella difesa della Catalogna durante la guerra civile, e nella impostazione un po' di tutto quello che è seguito, in quanto notiamo ancora oggi che la rivendicazione catalana è fortemente impregnata in alcuni settori proprio da quell'anarcosindacalismo degli anni 30 del passato secolo. Un'intervista molto ampia, molto importante. Il professor Venza è stato uno dei maggiori studiosi nei confronti della storia della penisola iberica e soprattutto della Catalogna di quel periodo, quindi abbiamo inteso anche rendere omaggio e pubblicare appunto questo ricordo del professor Venza, perché è un personaggio che veramente merita. E ringraziamo anche Gianni Sartori per averci passato tutti questi articoli. Ecco, questo breve incontro è giunto al termine. Come ho detto all'inizio, questa monografia, che riteniamo molto ben riuscita, è dedicata a tutti gli associati per il 2023 al nostro centro studi. Come associarsi? Al nostro blog esiste una pagina specificatamente dedicata alle iscrizioni. Su questa pagina potrete trovare tutto quello che serve per potersi iscrivere alla nostra associazione. Ricordo tra l'altro velocemente che quest'anno abbiamo diversificato i modi di associarsi, cioè abbiamo i soci ordinari che riceveranno le copie cartacee del nostro trimestrale Dialogo Euroregionalista, e abbiamo introdotto, soprattutto per i più giovani che ce lo richiedevano, una forma di associazione che abbiamo chiamato Digital. A chi sceglie questo tipo di associazione verrà consegnata una copia digitale del nostro trimestrale. Giusto per concludere, vorrei far presente che comunque Visca la Repubblica, la monografia della quale ho parlato finora, verrà realizzata esclusivamente in forma cartacea, e quindi anche chi sceglierà la forma digitale riceverà in cartaceo questa nostra ultima realizzazione. A questo punto non mi resta che ringraziarvi, darvi appuntamento per i prossimi incontri sul web. Avremo dei personaggi
molto importanti e molto interessanti, per cui vi consiglio, continuate a seguirci e soprattutto iscrivetevi a Centro Studi Dialogo. Buona serata a tutti.